il momento dei saluti per il prefetto, ormai ex di Arezzo, Alessandra Guidi. Dopo circa un anno, infatti, Alessandra Guidi lascia la prefettura di Arezzo. La nomina è già arrivata, sarà Clara Vaccaro a sostituire Alessandra Guidi al Palazzo del Governo. È arrivato però il momento anche dei saluti con le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine, del mondo della politica e dell'associazionismo. E proprio per quanto riguarda il suo rapporto con la città di Arezzo, Alessandra Guidi ha voluto sottolineare quelli che sono alcuni aspetti fondamentali della città di Arezzo, per come l'ha conosciuta lei, quello sociale e quello dell'associazionismo, che si vanno ad intrecciare anche con uno degli aspetti e degli ambiti in cui il prefetto, l'ex prefetto di Arezzo, Alessandra Guidi, ha lavorato, vale a dire l'accoglienza dei profughi nei comuni appunto della provincia di Arezzo. Un bilancio assolutamente positivo, ricco di tante esperienze professionali ma soprattutto umane, di grande collaborazione con tutte le forze di polizia, ovviamente, che sono quelle che, con cui ho lavorato a stretto gomito, ma anche e soprattutto con i sindaci, con i rappresentanti appunto degli enti locali e anche soprattutto con anche il mondo dell'associazionismo, che qui è una realtà così viva e vivace. Che Arezzo abbia potuto rappresentare un modello per il paese, perché noi oggi come oggi possiamo dire che il modello dell'accoglienza diffuso in questa provincia è veramente diffuso e spalmato su tutti i comuni del territorio. Sostanzialmente siamo arrivati a un livello di equa distribuzione dei migranti. Certo, alcune situazioni vanno riequilibrate, ma insomma rispetto a un anno fa siamo passati da un terzo di comuni che accoglievano sostanzialmente a quasi il 100% dei comuni che accolgono. Non solo, ma abbiamo un sistema di accoglienza che non si limita, diciamo così, a un'accoglienza passiva, ma quasi tutti i comuni hanno sposato anche il sistema dell'accoglienza attiva, cioè fanno anche attraverso convenzioni con la prefettura e con i gestori, fanno impegnare i migranti in lavori di pubblica utilità. Questo ovviamente, voi capite, è un grandissimo impatto in termini positivi nel rapporto, diciamo, con la cittadinanza, per l'integrazione. Quindi ecco, da questo punto di vista mi sento veramente soddisfatta.